Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di condividere con voi la realizzazione di questi orecchini che sono adatti ai principianti. È un modulino molto facile da realizzare anche con poco materiale. E il retro è così, si chiamano Lara, è un nome di una ninfa. Guardate, sono veramente piccolini. Sono pendenti e questo modulino fa parte praticamente di un altro progetto. Ve lo faccio vedere. E questo qua, vedete questa parte, praticamente questo modulino. E io quando ho realizzato questo, che sarà un ciondolo ancora non finito, e quando l'ho realizzato, ho visto questo modulino così, ho pensato questo è bello anche così. E siccome era adatto ai principianti, ho deciso di realizzarlo. E questo lo farò il tutorial quando verrà finito. Ancora non lo so se lo lascio così oppure ancora non lo so. Il retro è così, come vedete, molto così, molto in 3D. E allora vi faccio vedere i materiali. Praticamente c'è bisogno di delle super duo. Io utilizzo due colorazioni, ma si può utilizzare solamente una. Poi delle 15 e 11.0. Utilizzo sempre queste dalla Galvanized Yellow Gold. Poi Bicone Swarovski, no, Bicone da 4 mm, quello che avete. Questi sono Swarovski, ma vanno bene anche altri. E una perla da 6 mm. E queste altre invece sono da 4 mm, vedete questo filo, e sono perle sfaccettate, però vanno bene anche quelle tonde. Vedete qui, io ho utilizzato quelle tonde. Poi se volete un ciondolino come pendente, non lo so, anche senza, sono belli. E una monachiella, io utilizzo questa, molto carina, fine, fine, elegante. E come filo invece, ecco come viene con questi colori qua. Ho messo questo ciondolino per dare ancora più luce. E come filo invece un filo da 0,16. Allora, per iniziare bisogna prendere per 4 volte una perla da 4 e 3 super duo. Per 4 volte, dopodiché si chiude a cerchio. 3 super duo. Una perla da 4 e così via finché si inseriscono tutte e 4. Ci vediamo dopo. E adesso, una volta chiuso a cerchio, uscite dalla prima super duo e bisogna salire nel foro alto dalla seconda super duo. In questo modo. Adesso, tra questi super duo che si trovano nel mezzo, dobbiamo inserire una 15, un bicono e una 15. Ci colleghiamo sempre con la super duo che sta nel mezzo. Una 15, un bicono, una 15. In questo modo fino alla fine.
E un'altra volta. Adesso entro anche nella 15 nel bicono e per fare un'altra po' di strada, così si fissa tutto bene, si tira bene il filo. Direi che è abbastanza. Adesso vado avanti ed esco. Bisogna uscire dalla 15 che si trova accanto alla Super 2. Ecco, adesso è abbastanza. Uscite da questa 15. Adesso prendiamo invece 2,15, la perla da 6 e altre 2,15. Così. Entriamo in questa Super 2 che si trova di fronte. Entriamo e usciamo. Girate il lavoro. Prendiamo un'altra 15. Entriamo nella 15 accanto alla perla da 6, entriamo nella perla da 6 e si esce dalla 15 subito dopo. Tirate sempre bene. E adesso un'altra 15 e ci colleghiamo. Questa 15 si entra anche nel bicono e tirate sempre bene. Vado avanti, esco anche dalla 15. Faccio ancora un po' di strada, dopodiché bisogna scendere. Quando arrivate a un certo punto, anzi quando arrivate a questa Super 2, bisogna scendere nel foro che sta in basso. Entriamo anche nella Super 2 subito dopo, in questo modo, entriamo nella perla da 4 e adesso bisogna salire in questa Super 2 nel foro alto e state attenti perché adesso, come vedete qui, bisogna inserire da una parte, si inserisce una Super 2, da una parte è una 11.0 e la 11.0 viene inserita proprio qui, vedete, dove stanno queste 15. Nella parte dove stanno queste 15.0 bisogna inserire una 11.0. Prendiamo una 11.0 e ci colleghiamo con l'altra Super 2 e tirate bene. Adesso prendiamo invece il 2 15 0 e ci colleghiamo con la perla da 4. Altre 2 15 0, ci colleghiamo con il foro alto. Adesso invece una Super 2. Due 15. Altre 2 15. Una 11.0
Dov'è 15? Altre 2,15 e adesso abbiamo da inserire l'altra superdouane. Adesso 2,15. Come vedete, è veramente facile da realizzare. Eccolo. Secondo me, con questo modulino si possono realizzare anche dei braccialetti uniti tra di loro. Lo vedo carino. E adesso, nascondere il filo, ci metto il tutto, ci vediamo dopo. Allora, eccoli. Allora, qui quest'altro non ha la goccia perché cercando di inserire dentro l'anellino mi si è spezzata la Super Duo, dovrò rifarlo. Niente, ogni tanto succede perché questi anellini che ho acquistato ultimamente sono leggermente più spessi degli altri. Gli altri che avevo entravano facilmente anche nelle 11.0, veramente non ho avuto mai problemi. Invece questi, ecco, comunque colpa mia perché ho forzato un po' troppo. E questi sono l'ala, spero tanto che vi piacciono e che li realizzerete in tantissimi. A presto, ciao.